All'insegna della tutela e della promozione del territorio, a Bari la seconda giornata della Regione al Festival delle Regioni e delle Province Autonome. La mattinata si è aperta con l'intervento del governatore delle Marche Acquaroli sul palco del Teatro Petruzzelli nella sessione Una nuova pubblica amministrazione per la sfida ai cambiamenti climatici. Stiamo lavorando sulla manutenzione del territorio, sulla progettazione di infrastrutture e di soluzioni tipo vasche di laminazioni che possano mitigare il rischio. Abbiamo realizzato una nuova legge sul governo del territorio che possa garantire maggiore sicurezza e soprattutto un consumo del territorio mitigato, saldo zero, che in qualche maniera vada anche a recuperare degli errori dal punto di vista proprio della gestione che abbiamo purtroppo ereditato da tanti anni, dove c'era minore sensibilità su questo tema. E poi ci sono sicuramente delle politiche che sono però di carattere internazionale che vanno affrontate, ma credo che la gestione del territorio sia il primo punto di vista, dal mio punto di vista, assolutamente il primo punto da mettere all'ordine del giorno, con non solo più risorse, ma anche e soprattutto una capacità di incidere nella manutenzione ordinaria e nella semplificazione delle leggi. Noi stiamo agendo in emergenza e in emergenza sicuramente si può operare, ma credo che la programmazione sotto moltissimi punti di vista può consentire una mitigazione del rischio, un minore impatto e anche il cambio di un paradosso per il quale si agisce dopo che il danno è stato fatto. Bisognerebbe agire prima dei danni e soprattutto prevedendo gli effetti che vediamo ormai quotidianamente sul nostro territorio nazionale e internazionale. Nel villaggio con gli stand, la dirigente del servizio turistico Paola Marchegiani ha parlato delle Marche Terra di Borghi, identità, potenzialità e progetti di sviluppo. Nel pomeriggio si è svolta una degustazione di vini e prodotti tipici marchigiani nell'area dell'antico mercato del pesce in centro storico.